Filmato è una consapevolezza che COP ha assunto, che cerco velocemente di dirvi e che si è tradotta in una proposta collettiva. COP, come la conoscete tutti, si occupa da decenni della sostenibilità, dell'attenzione all'ambiente, alle persone, della qualità e cerca di metterlo nei propri prodotti. Ma lo stato della terra, lo stato dell'economia e del modo di consumare a cui siamo arrivati è tale che secondo noi la buona volontà delle singole imprese, abbiamo ascoltato molti, abbiamo nella sala moltissime imprese che lavorano in questa direzione, da sola non può fare più niente. E quindi abbiamo alzato l'asticella e prima di tutto l'abbiamo alzata per noi, come giustamente tu mi stai richiamando all'ordine. Abbiamo alzato l'asticella però con una proposta che fa intravedere un futuro ai consumatori che se scelgono bene possono indirizzare l'economia, perché questa è una realtà, un singolo atto d'acquisto non è niente, ma tanti atti d'acquisto, se consapevoli, se progettati, se pensati, possono indirizzare l'economia. La buona spesa non è la spesa della Coop, è la spesa di tutte le persone che la vogliono riempire di cose positive. Le cose positive sono fatte da chi produce, da chi alleva, da chi vende, da chi distribuisce, da chi legifera, da tutti gli attori per un modello economico che non sta più in piedi e di consumi così com'è. I fatti di questi giorni, l'acqua alta a Venezia, i cambiamenti climatici. A settembre abbiamo parlato degli incendi in Amazzonia e in Siberia. Gli incendi nel frattempo non si sono spenti, ci sono ancora tutti, solo i media non ne parlano. Quindi, in attesa che le istituzioni, il legislatore trovino un percorso di indirizzo coerente, forte, che aiuti tutti gli operatori di buona volontà, noi abbiamo pensato che una proposta collettiva di impegno condiviso potesse aiutare a comprendere che si può fare qualcosa. Nella buona spesa ci devono essere buoni prodotti, e la sintesi del buon prodotto è il prezzo giusto, e ci deve essere tanta comunicazione in modo da fornire alle persone la possibilità di scegliere. Senza una buona, chiara, continua comunicazione, nessuno può scegliere e una buona comunicazione va a vantaggio di chi fa le cose fatte bene. Quindi questa possiamo dire è un'assunzione di impegno di COP ad alzare ancora il livello dell'asticella verso prodotti di buona qualità che siano voluti dai consumatori e che elevino quello che è il livello medio della nostra E che proposta. abbiano il prezzo giusto perché COP non ha mai fatto e tantomeno lo farà adesso scelte per delle elite di consumatori, elite culturali piuttosto che elite di reddito, ma lavora per mettere a disposizione per tutti prodotti che siano buoni, sani e sicuri e il prezzo più basso possibile. Qual è il prezzo più basso possibile? Lo dobbiamo trovare insieme, ma su questo campo ha detto benissimo Mutti, qualità e innovazione. Dobbiamo alzare L'innovazione di l'asticella. prodotto, di processo ha bisogno dell'esperienza, ma ha bisogno anche delle nuove tecnologie, quindi è un processo evolutivo collettivo. Il messaggio è questo, quindi è un messaggio contro nessuno, perché lavoriamo Bene, insieme da decenni. bene, bene, bene.